Rumore di fondo. Non pensavo che sarebbe arrivata un'altra recensione, ma forse questo è il mese buono dove inizio a speedrunnare ed effettivamente a vedere dei cazzo di film che devo vedere. Quindi, insomma. Beh, signori, oggi è una giornata speciale. È una giornata speciale. Oppure specile, come direbbe Spanton, ma comunque sia, di che cosa parliamo oggi? Anche se non so quanto potrà essere recensione, ma vabbè, intanto io parlo, vi dico quello che penso del film e poi deciderò se è una recensione oppure no. Ma comunque sia, che cosa ho visto stasera? Cosa ho visto stasera? Mi sono visto Ritorno al Bosco dei 100 acri. Titolo originale Christopher Robin, punto, punto. Noi italiani abbiamo voluto mettere il sottotitolo più lungo del titolo, ma va bene, è cosa normalissima per gli italiani. Certo, per un bambino, se te gli scrivi solo Christopher Robin, lui sa un cazzo che cosa sia, perché vi ricordo che io, fino a 15-16 anni, non avevo un cazzo idea di chi fosse Christopher Robin, perché avevo il film di Tigro, avevo il film di Tigro. Era effettivamente l'unico media di Winnie the Pooh dal quale io potevo vedere Christopher Robin. Avevo anche le videocassette di Winnie the Pooh con gli episodi. Non avevo un singolo episodio dove c'era Christopher Robin. Quindi io Christopher Robin lo vedevo sempre e solo alla fine del film di Tigro che appariva comunque a caso. E quindi io probabilmente ho capito tipo a 15 anni, 16, chi fosse Christopher Robin, ma comunque sia. Catarrino serale, Dio santo. Ci riusciamo? Ci riusciamo senza morire? Speriamo. Allora, che cosa è Ritorno al Bosco dei 100 acri? Sono passati 2 minuti e 20 e non abbiamo parlato ancora del niente. E non abbiamo parlato ancora di niente, semmai. Perfetto, così sono le mie recensioni. Ragazzi, se mi sentirete parlare male, sono le 1:40 di notte, tanto lo sapete che le recensioni le faccio sempre tardi. Ma comunque, questo lo dico per voi di Telegram, per voi che ascoltate da YouTube, almeno avete un contesto. Se Dio vuole, finalmente le recensioni sono in pari. Cioè, sto registrando adesso che le recensioni su YouTube non sono ancora in pari, ma ci siamo vicino. Ma comunque sia. Che cosa è Ritorno al Bosco dei 100 acri? Allora, praticamente è la storia di Christopher Robin molto romanzato. La storia del vero Christopher Robin. Perché ricordiamo che i romanzi di Winnie the Pooh, non i film della Disney, perché i film della Disney sono basati sui romanzi di Winnie the Pooh. E i romanzi di Winnie the Pooh sono stati scritti dal padre del vero Christopher Robin, basandosi sui peluche del vero Christopher Robin. E questo è da tenere molto a mente. Ora, io non sono andato a informarmi tantissimo. Non so quanto ci fosse di accurato, sulla storia di Christopher Robin all'interno del film, però insomma, cosa vediamo a grandi linee? Vediamo a grandi linee che Christopher Robin, il film inizia con Christopher Robin che abbandona il Bosco dei 100 acri, gli dice io devo andare, i miei genitori mi mandano in collegio, devo studiare, ritornerò fra tanti anni. Christopher Robin va in collegio, il padre muore, lui viene mandato in guerra perché c'è la guerra, e quando ritorna ha una moglie, ha una figlia, tutte belle cose, però ha anche un bel lavoro, è ben pagato, lavoro di tutto rispetto, però si è scordato dei suoi amici di infanzia, non se li ricorda più, perché insomma la morale del film è il mondo reale fa schifo, tutto quanto fa schifo, vivi nel mondo dei sogni, il mondo dei sogni è molto più bello, però che palle, non puoi fare un film con la morale che dice rifiuta la realtà e quindi la morale del film diventa sfrutta il sogno per rendere bella la realtà, insomma, la trama è prevedibile. La trama è prevedibile, ma è comunque un bel film. Insomma, cosa succede? Christopher Robin si dimentica dei suoi amici e a una certa la figlia Madeline
Madeline. Quanto soffro nel sentire Madeleine pronunciato come Madeline. Va bene, anch'io all'inizio dicevo Madeline, ma perché non sapevo effettivamente come si pronunciasse. Mi è stato comunicato che da più gente che la pronuncia corretta è Madeleine, però la figlia di Christopher Robin si chiama Madeline. Soffro. Quindi ragazzi, se dovrò nominarla di nuovo, io la chiamerò Madeleine, perché è effettivamente il nome corretto. Insomma, Madeleine gli risveglia un attimino il ricordo di Winnie the Pooh e passiamo a questa scena nel Bosco dei 100 acri, dove Pooh si risveglia che è da solo, non c'è un cazzo di nessuno, palesemente esiste solo Pooh perché Christopher Robin si è ricordato solamente di Pooh. Quindi Pooh riesce a uscire dal Bosco dei 100 acri e a finire nel mondo reale. Si rivede con Christopher Robin e da lì inizia tutto il macello. Da lì inizia tutto il macello e Christopher Robin deve ritornare alla sua casa d'infanzia per riportarci lì Pooh, toglierselo dalle palle e tutto quanto, però poi insomma, si ritrova trascinato nella situazione, finisce nel Bosco dei 100 acri anche lui, riesce a ritrovare tutti gli altri, gli fa cre per dimostrare di essere Christopher Robin. Finge di uccidere un efelante, finge di uccidere un efelante, che porca puttana quanto avrei adorato vedere gli efelanti e le nottole in quel film. Avrei riempito le mie mutande di roba bianca. Devo tenerlo molto family friendly, però comunque. Avrei fatto tantissimo nelle mie mutande se avessi visto il pieno potenziale degli efelanti e delle nodole, anche solo gli efelanti, però gli efelanti non esistono, non sono reali e quindi che palle, che palle. Sentiamo solo un suono che poi scopriamo non essere neanche un efelante. E Effie non esiste perché Effie è arrivato dopo, è stato aggiunto dopo, forse dalla Disney, non lo so, ho la decenza di dire non lo so, ma comunque è arrivato dopo e quindi lui, poveraccio, non conta, poverino. Ro rimarrà sempre con Tigro come unico amico del cuore, però, povero Ro bello, però, insomma, Christopher Robin riunisce tutti quanti, tutti felici e lui ritorna. Nel mondo reale perché ha dei documenti da consegnare. Ovviamente ho tralasciato di dire che la sua famiglia, quindi la moglie e Madeleine, sono incazzati neri con Christopher Robin perché mette il lavoro davanti alla famiglia. Sono incazzati neri come delle iene, ma lui torna comunque a Londra per consegnare i documenti perché l'azienda rischia di fallire, dipende tutto da lui. Cosa succede? Succede, si scopre che Tigro ha fatto macelli e gli ha tolto i documenti, ci ha messo dentro altra roba. Insomma, Tigro fa sempre casini. Tigro fa sempre casini. Quindi, insomma, cosa succede? Loro hanno capito che, cioè, Christopher Robin ha raccontato loro che il suo capo di lavoro, in realtà è una grandissima nodola che praticamente lo ammazza, lo mangia se non gli porta quei documenti. Quindi loro dicono: lui è venuto a salvare noi, adesso, dopo tutti questi anni, tocca a noi salvare lui. Quindi cosa fanno? Fieri, il gruppo dei disagiati, escluso Tappo, quindi Pooh, Pimpy, Tigro e io. Letteralmente escono dal Bosco dei 100 acri per andare a Londra a riportare i documenti a Christopher Robin. Cosa succede? Incontrano Madeleine. Madeleine capisce che il babbo non era del tutto scemo, capisce che i suoi amici d'infanzia sono reali, e quindi lei parte da sola per andare a riportare la cartella del padre perché pensa: cazzo, se gli riporto la cartella con i documenti iper mega importanti, più importanti di me, che sono sua figlia, allora forse sto stronzo non mi manda in collegio. Insomma, succede che anche la madre appena scopre che la figlia è sparita si mette a inseguirla. E cosa succede? Insomma, arrivano a Londra, a bordello, Christopher Robin si riunisce con la famiglia, lì gli fa il mega dito medio al grande capo, dicendogli: no, vaffanculo, la famiglia è più importante, e non solo, ti dimostro pure che
Bastava fare così per risolvere tutti i problemi dell'azienda, vaffanculo. Insomma, veramente Christopher Robin ha un momento di riscatto sborrone alla fine del film. Certo, non ho voluto dire sborrone prima quando parlavo degli Efenanti, ma l'ho detto adesso, va bene. Lo sborrone nelle mutande nel vedere gli Efenanti, ormai lo posso dire. Io spero che non ci siano bambini che stiano ascoltando questa recensione. Spero che non ci siano bambini che stanno ascoltando questa recensione. Aiuto. Vabbè, le mie recensioni non sono family friendly, penso che lo abbiate capito nei primi 4 minuti di audio. A parte, secondo me, una persona un bambino normale, se avesse aperto questo video, aperto questa recensione e essersi accorto che dopo 2 minuti era ancora schermo nero di io che divagavo, avrebbe già staccato, quindi forse non avrà sentito lo sborrone nelle mutande. Ma comunque, mi sono caga sburrato. No, fra, aspetti, devo dire una cosa. Cosa? Cosa? Ho fatto la caga sburra. Fra, cosa? Cosa al cazzo? Sono le 1:50 di notte, stiamo parlando di un film di Winnie the Pooh e di caga sbura. Vabbè. Insomma, niente, Christopher Robin si riscatta, porta la figlia e la moglie nel Bosco dei 100 acri, gli fa conoscere tutti i suoi amici d'infanzia che non sono invecchiati di un capello. E lui lì si riconcilia con Orsetto Pooh e lì tutti felici e contenti, tutto è bene quel che finisce bene, i buoni vincono, i cattivi perdono, l'Inghilterra domina. Possiamo davvero dire l'Inghilterra domina perché è ambientato in Inghilterra, ma comunque sia. Niente, e la storia, tutto sommato, è prevedibile, per certi punti è prevedibile, assolutamente sì. Che Tigro gli avesse scambiato cose nella valigetta, lo avevo capito fin dal primo istante che hanno detto che si era occupato Tigro di rimettere tutto a posto. Fin da lì che accade tipo poco dopo di metà di film, avevo già capito chi avrebbe cambiato tutto. Io ho passato tutto il tempo a dirmi voglio vedere che cazzo gli ha messo Tigro nella valigetta, non la vagiletta, la valigetta. Se voglio diventare doppiatore non posso intortarmi su queste cose. Allora, poi è vero, in realtà in studio di doppiaggio la gente si intorta su tutto, però mi ha detto mio padre che ha visto un po' di robe di troppo cattivi, che forse in futuro lo vedrò, ma che una doppiatrice era veramente in crisi, tipo una frase gli hanno fatta ridire tipo 50 volte, aiuto. Ma comunque, se parleremo di troppo cattivi lo faremo in futuro, perché è un film che mi interessava comunque vedere, ma comunque sia, ogni cosa a suo tempo, ragazzi. Con questa sera finiamo a tutti gli effetti la maratona Winnie the Pooh e non c'è più niente da vedere. Certo, ci sarebbe la serie animata in CGI 3D, ma no. No, no, mi spiace. Volevo anche spengere il ventilatore per darvi il perfetto, rumore di silenzio, però il mio ventilatore è mezzo rotto e non è detto che se lo spengo riparta subito. Però no. La storia è prevedibile? Sì. Si fa comunque guardare? Sì, assolutamente. Cioè, ragazzi, allora, vorrei dire una cosa e per dirlo devo. Ah sì, ragazzi, in tutto questo. In tutto questo c'era il vicino di casa di Christopher Robin che lo tartassava, voleva a tutti i costi fare una partita, non ho capito che cosa, tipo un gioco di carte, un gioco di scacchi, non ho capito che cosa, non ho capito il nome del gioco, ma lo tartassava. Quando è che facciamo questa partita? Riusciamo a fare questa partita? Domani si fa questa partita? In tutto il film, me ne sono reso conto, alla fine Christopher Robin è riuscito davvero a scansarsi la partita col vicino per tutte le volte. È riuscito a scansarsela. Gli ha detto il giorno dopo, domani facciamo questa partita e lui il giorno dopo letteralmente parte per andare nella sua vecchia casa. Chissà il vicino. Cioè io mi chiedo come farà il vicino di casa a non odiare Christopher Robin. Cioè, va bene. Che poi scusami, ma Christopher Robin, che è proprio il bambino dei libri, nei libri è stato usato, credo, il nome ufficiale. Credo che Christopher Robin sia il nome ufficiale. Com'è che nessuno
sembra conoscerlo e sapere della sua storia di peluche, cioè i suoi libri hanno venduto. Oddio, era il 45, cioè il 45, era il 43 qualcosa, eravamo più o meno in periodo di guerra, forse la guerra era appena finita perché Christopher Robin era tornato dalla guerra. La guerra era finita, sì. Cioè, ormai i libri di Winnie the Pooh sono diventati dominio pubblico. I libri di Winnie the Pooh sono diventati dominio pubblico perché sono passati tipo 90 anni. E quindi, se sono passati 90 anni, i libri di Winnie the Pooh sono tipo del 1919, 1912, qualcosa di simile. Sono più o meno all'inizio del 1910. Tigro non è ancora di dominio pubblico perché Tigro è arrivato nel secondo libro, esattamente come io. Però, insomma, cioè, i libri di Winnie the Pooh forse erano già abbastanza conosciuti. Mi sorprende come nel film nessuno sembri sapere chi sia Christopher Robin e sapere delle storie coi suoi peluche. Quindi, boh. Ma comunque sia, inoltre in tutto questo, ragazzi, c'è una scena con... Ragazzi, tutte le scene con Io mi fanno scassare. Tutte le scene con Io mi fanno morire da ridere. Cioè, Io è mood. È un mood, cioè è il personaggio che per me regge il film. Certo, tutte battute depresse e tristissime, proprio da mi taglio le vene. Sì, però, ragazzi, cioè, mi fa troppo ridere. Mi fa troppo ridere. Anche se sai dove sta per andare a parare la battuta. Mi fa scassare, ragazzi, non ce la faccio. Io è il miglior personaggio del film. Io è a man bassa il miglior personaggio del film. Non me ne frega niente che Pooh e Chris sono i personaggi principali. Non me ne frega nulla. Che Tigro dovrebbe essere il personaggio sempre allegro, che è lui che dovrebbe far divertire. Non me ne frega. Pimpi, anche se in buona fede è fin troppo cacasotto, non mi è mai stato chissà che simpatico. Uffa è una testa di cazzo, non mi è mai piaciuto. Tappo merita rispetto. Tappo è lo Squiddy del Bosco dei 100 acri, da bambino lo odi, da grande lo capisci, ma lo rispetto. Kanga non ha avuto un cazzo di ruolo nel film, è apparsa perché ci doveva essere, perché sennò Ro era orfano. E Ro... Pucci pucci patatoso, però anche nel film. Però ragazzi, cioè, ah sì, De Castor non esiste, De Castor non esiste assolutamente. Credo che anche lui sia uscito dopo, però. E ovviamente anche Effie barra Lampi non esiste. Non credo di aver lasciato fuori qualcuno dei personaggi principali della serie animata, se contiamo anche Cassie, Dexter e così via. Se contiamo anche i personaggi della serie animata, non ne usciamo più, però. Ehi, hey, chi è il tuo personaggio di Winnie the Pooh preferito? Ah, te, ah, sì, Cassie. Chi è Cassie? Oh, te lo dico subito, un personaggio che si chiama Guardati la cazzo di serie! E insomma, cioè, ragazzi, insomma, tutto questo per dire a man bassa, io ho il miglior personaggio. Io ho il personaggio che più di tutti mi ha fatto scassare, lo adoro troppo. E nulla. E quindi noi ragazzi, per tornare a un'altra cosa, dobbiamo parlare dell'aspetto visivo del film. Ora bene, live action, attori veri, tutto quanto, CGI per quello che deve esserci in CGI, ma lasciate che ve lo dica. Io all'inizio non volevo vedere questo film. Non volevo vederlo ed ero partito con delle aspettative neanche troppo alte. Perché? Per il fatto dei peluche in computer grafica. E per il fatto che per il design dei peluche hanno voluto mantenere il design più vicino ai peluche originali del vero Christopher Robin che il design che è stato creato dalla Disney. Quindi avete presente il design tutto carino, divertente, coccoloso che hanno fatto per Tigro, Tappo e tutti gli altri nei cartoni animati e tutto quanto? Bene, dimenticatevelo, avete dei cazzo di carburante per incubi. E insomma, niente, hanno voluto basarsi sul design dei veri peluche del vero Christopher Robin. E quindi, ragazzi, insomma, già da quando vidi qualche screenshot, qualche
trailer al tempo addietro, nel 2018, quando uscì il film. Allora, ragazzi, io rimasi, quando vidi, credo, un trailer o uno spezzone, rimasi terrorizzato, ma proprio paura vera, proprio, ho avuto un jumpscare senza il botto improvviso, ho provato un istante di vero terrore quando ho visto il design di Kanga. Quando ho visto il design di Kanga la prima volta mi sono quasi cacato in mano, credo che il mio cuore abbia saltato un battito. Ma porca puttana, oh ragazzi, io posso capire che hanno voluto cercare di restare più fedeli al design dei peluche veri. Ma la prima scena iniziale dove si vedono tutti i peluche, a 2 minuti e 40, ho fermato il film, ho mandato un audio alla mia amica dicendole: sono a 2 minuti e 40 di film e ho già tante cose da dire. Ragazzi, il primo impatto è stato terrificante. Il primo impatto con i peluche in CGI è stato terrificante. Vi giuro, mi mettevano tutti ansia. Mi mettevano tutti quanti ansia. Gli unici che, allora, in ordine, ce ne sono solo due che mi sono sembrati relativamente ok, che non mi hanno fatto paura fin da subito. Il primo è Uffa. Il primo è Uffa, che è stato l'unico a non farmi paura di tutti gli altri, ma paura vera. Non nel senso lo spavento, proprio paura, vuol dire ansia. Questa cosa sta guardando dentro la mia anima e conosce tutti i miei segreti, sa come uccidermi senza che io possa controbattere. Uffa è stato il primo che non mi abbia trasmesso questa sensazione di paura, proprio per il fatto che non l'hanno fatto sembrare un peluche, sembra un gufo vero. Non mi ha messo paura perché invece che un peluche maledetto, posseduto dal diavolo, sembra un gufo normale. E poi c'è stato un grandissimo problema con Tappo. C'è stato un enorme problema con Tappo, che io non capisco perché. Tappo l'hanno reso letteralmente un coniglio vero. Certo, con le movenze da personaggio immaginario, tutto quanto come se fosse reale, però non gli hanno dato un aspetto da peluche. Io non so se Tappo tipo si sia aggiunto dopo, se Tappo magari prima di essere un peluche era un coniglio vero, questa cosa non la so. Quindi metto l'asterisco in fondo alla frase. Se il Tappo originale non era un peluche, ma era inizialmente un coniglio vero, allora lo posso accettare, ma per ora diamo per scontato che fosse un peluche. Però io non capisco la scelta di fare Tappo un coniglio vero, che anche lui all'inizio mi ha messo ansia. L'inizio del film è stato ansia, terrore e confusione, perché tutti i design dei personaggi in computer grafica, messi tutti assieme, basati sui modelli originali, mi hanno fatto tutti paura, e in più erano misti a Uffa e Tappo, che invece che peluche erano reali, cioè nel senso che sembravano animali veri e non peluche, sempre in CGI. Questa cosa mi ha terrorizzato e mi ha dato ancora di più in confusione, anche perché Tappo, cioè, Tappo è ancora più realistico di Uffa, ma nel senso che è ancora più coniglio reale di Uffa. Ed è più piccolo di tutti gli altri. Ha le dimensioni di un coniglio normale. Non ha le dimensioni degli altri. Cioè, nel cartone normale, lui è forse orecchie comprese, puntate verso l'alto. Alto uguale a Kanga, se non vicino. Però è più alto di Pooh, è alto quanto Tigro. E nel film invece è alto quanto un coniglio normale. Questa cosa mi ha mandato tantissimo in confusione. Però sì, ragazzi, era una confusione assurda. I primi 2 minuti e 40 di film, facciamo 4 minuti, perché c'è proprio tutta una scena. I primi 4-5 minuti mi hanno mandato il cervello in confusione totale.
Insomma, Tigro poteva anche andare bene, anche per tutto il resto del film, perché allora è un design che ti fa cacare in mano all'inizio, però poi dopo un pochettino ti ci abitui, è lo shock iniziale, ma dopo un pochettino ti abitui. È un po' come vedere, lo so che ci sono pareri molto discordanti su questa cosa e forse ne parlerò in futuro se ci farò una maratona in futuro, però è come vedere Hedwig e la strega, che è il primo film della Ghibli completamente in CGI. Ti fa strano all'inizio. Lo so, è lo stesso principio del ti fa strano all'inizio perché ha sempre fatto 2D e poi di punto in bianco ti mette il 3D. Ti fa strano. Però poi dopo un pochettino, dopo un po' di tempo che lo guardi, ti abitui e ci passi sopra. Non diventa più un problema, è semplicemente il problema del il primo impatto. Poi, tralasciamo ogni discorso su Hedwig e la strega perché c'è il 99% del mondo che lo ha odiato e poi ci sono io che penso, ah beh, è stato un buon film. Qualsiasi faida su Hedwig e la strega la faremo a tempo debito. Qui stiamo parlando di Winnie the Pooh, ho usato Hedwig e la strega solo per fare un paragone. Ma comunque, io spero che siamo tutti persone civili qui dentro. Ora, andando avanti nel film, poi ti abitui. A una certa io mi sono abituato a vedere Pooh, mi sono abituato a vedere Pimpy, mi sono abituato quasi del tutto a vedere Io, ma Tigro non ce la facevo. Il problema di Tigro non era neanche male. Non era neanche male basandosi sul peluche originale. Ma erano gli occhi. La scelta di fargli gli occhi verdi mi metteva ansia. Non lo so, vedere Tigro e guardarlo negli occhi mi dava l'impressione del mi sta scrutando l'anima, sa che cosa mi fa paura e lo userà contro di me. Cioè proprio non riuscivo a guardare Tigro e a sentirmi sicuro. Tigro mi metteva ansia per quasi tutto il tempo del film. Poi per fortuna c'era Io che con le sue battute iperdepresse da suicidio mi faceva ridere. Forse un senso dell'umorismo Io, forse un senso dell'umorismo strano Io, però grazie Io per avermi risollevato. Ma comunque sia. No, che devo dire del design dei personaggi per la CGI? Perché alla fin fine non si parla di computer grafica, il grosso sta sui personaggi. Perché vabbè, tutto sommato l'ambiente, non so per quanto di sfondo abbiano usato la CGI, però parliamo solo dei personaggi principali. Allora, Pooh. Pooh, tutto sommato va bene, è onesto, non mi è dispiaciuto, è stato carino. Pimpy. Pimpy mi ha fatto molta impressione all'inizio. Allora, per tutti i personaggi mi ha fatto terrore all'inizio, poi mi sono abituato. Pimpy, tolto il trama iniziale, ci stava. Tutto sommato ci stava. Mi ha fatto strano non vedere tutto il suo corpo rosa, cioè come se il busto fosse tipo un blu scuro e poi gli arti e la testa fossero di altri colori, ma quello forse era il peluche ufficiale. Mi ricordo a immagine qualcosa ai peluche ufficiali, mi ricordo qualche cosina, ma neanche troppo, sto andando a memoria. Tigro, come ho già detto, sarebbe anche andato bene. Se non fosse stato per gli occhi che mi scrutavano nel profondo, cioè gli occhi di Tigro sono l'abisso, se guardi troppo a fondo l'abisso, poi l'abisso guarda te. Io ci stava, era molto buono, mi hanno fatto anche lui impressione all'inizio gli occhi, però poi dopo mi sono abituato, cioè mi sono abituato di più agli occhi di Io che a quelli di Tigro. E tappo. Tappo, come me lo hanno massacrato. Come mi hanno massacrato Tappo, Dio santo. Cioè, almeno rendetelo un peluche. Cioè, se il Tappo originale era effettivamente un peluche, che ragione avevate di renderlo un coniglio di base? Un coniglio base. Perché?
Perché? Io penso quanto me l'hanno massacrato, ma povero Tappo, che cosa vi ha fatto? Cioè, l'ultima beffa nell'ultimo film, perché non penso che ne abbiano fatti altri di venire fu. Credo che con il Ritorno al Bosco dei 100 acri volessero concludere perfettamente la saga di Winnie the Pooh, così come la concludo io con questa recensione. A meno che non salti fuori qualche altro film a caso di cui non ero a conoscenza, tipo il film di Pimpi, però penso che a parte la serie in CGI non ci sia rimasto nient'altro. E comunque non la vedrò, perché un minimo di bel ricordo me lo voglio tenere. Ma comunque. Uffa. Allora, Uffa è onesto. È onesto. È stato uno dei più guardabili, secondo me, perché a parte le sopracciglia un po' esagerate, ma quelle sono proprio il personaggio. Uffa, non l'hanno reso un peluche, l'hanno reso letteralmente un gufo vero. Uffa è stato letteralmente un gufo vero, punto. Poi, Kanga. Kanga, niente, come ho già detto prima, già con il trailer, già col trailer mi ha fatto saltare un battito cardiaco, cioè quando l'ho vista il trailer il mio cuore ha smesso di battere per un secondo dalla paura. Cioè, è proprio una cosa che letteralmente mi dico: se aprissi la porta di camera mia adesso e me la trovassi davanti, credo che mi cagherei, che cagherei persino nelle mutande che non ho addosso. Cioè, riuscirei a cagare persino nelle mutande del vicino che è nella stanza accanto alla mia senza sfondare la parete. Cioè, e credo che morirei anche di infarto sul momento. Però, non nego che. Actually, nice mom, nice dimensioni, un abbraccio potrebbe essere gradito, però insomma, non mi dilungo più in là perché sennò sembra che potrei sembrare un furry e non voglio alimentare le fantasie di alcuni di voi perché si sa che molta gente ha fantasie molto ampie, si può dire fantasie ampie, ha molta fantasia. Si sa che molti di voi, soprattutto sull'internet, hanno molta fantasia e so già che qualcuno ha già disegnato le fanart zozze fra me e Kanga, so già che qualcuno lo avrà fatto. Quindi, insomma, Allora, a parte se vogliamo essere perfettamente fedeli alla storia di Christopher Robin, Ro non ci doveva essere. Ronan ci doveva essere perché il Christopher Robin originale aveva smarrito il peluche di Ro non lo ha più, e non lo ha più ritrovato. Quindi, infatti, questa cosa una mia amica la vuole sfruttare per un adattamento horror di Winnie the Pooh, e vuole sfruttare il fatto che il Ro originale è andato disperso e non si sa dove sia finito, chissà se si ritroverà mai. Però, il Ro nel film non è male, non è male, ma esattamente come Kanga c'è quella qualcosina, c'è quel qualcosina che anche passata l'impressione di spavento iniziale mi fa dire no, manca qualcosa, manca quel qualcosa in Kanga e Ro che mi fa dire non so se li prenderei in braccio. Oddio, prendere in braccio Ro, perché prendere in braccio Kanga è grande quanto me, porca puttana, quindi forse potrebbe essere un po' difficile. Però prendere in mano Ro, non lo so, c'è quel qualcosa che mi fa dire. È nella Uncanny Valley, è nella Valle Perturbante, credo che il corrispettivo italiano sia Valle Perturbante. È nella Uncanny Valley. Va bene. Ma gli manca ancora qualcosa. Gli manca ancora qualcosa per far sì che io possa dire lo strapazzerei di coccole. Però, boh. Gli Efelanti e le nodule. Allora, gli Efelanti e le nodule alla fine non li vediamo. Però quando c'è stato il momento in cui si pensava ci fosse davvero l'Efelante, vi giuro, avrei goduto nel vederlo. Certo, vedi qualcosa simile ombre. Però non è ancora abbastanza, però quanto avrei eiaculato se avessi visto l'Efelante, cioè credo che quello sarebbe. Io stavo pregando di vedere l'Efelante, poi alla fine non lo vedi, però stavo pregando da Dio. E
Nulla, nulla, credo di aver detto tutto. A parte il trama iniziale del vedere i personaggi, poi a quasi tutti mi sono bene o male abituato. E credo che, a parte questo, sia davvero una questione di soggettiva. Credo sia davvero una questione soggettiva. Io sinceramente l'ho vista così e a posto. Parliamo di doppiaggio e adattamento. Allora, a parte tutti quanti doppiati abbastanza bene, il doppiatore del narratore e dei personaggi del Bosco dei 100 Acri, grazie a Dio, sono stati lasciati gli stessi. Grazie a Dio avete tenuto gli stessi, grazie. Forse, e dico proprio forse, ma proprio in caps lock 72 bold sottolineato, forse hanno cambiato lievemente il doppiatore di Ro, però parla talmente poche volte che non ci ho fa parla talmente poche volte, talmente a bambino che non ci ho fatto granché caso. Certo, c'è stato un momento in cui Pimpi stava dicendo qualcosa e io stavo pensando ai cazzi miei e per un attimo ho creduto che Pimpi avesse detto sto cazzo, però quello è stato un momento magico, ho dovuto rimettere indietro perché ho dovuto risentire cosa dicesse. Non mi ricordo cosa abbia detto, però io credevo avessi detto davvero sto cazzo credo, e credevo di aver visto muoversi un affare sul mio termosifone, ma va bene. E nulla, a parte questo, sono stati doppiati tutti relativamente bene. Sono stati doppiati tutti relativamente bene. Anche in inglese i doppiatori. Oh, mi sta venendo sonno, sono le 2:15. Anche in inglese i doppiatori ho letto che sono stati lasciati gli stessi per i personaggi. Non so che voci avessero Christopher Robin, Madeleine e la moglie, in inglese. Però, guarda, vado sulla fiducia che questo film lo potete vedere in italiano senza perdervi nulla. E una piccola cosa che mi è piaciuta, l'avevo già intuito, perché io ho pensato anche all'inglese, perché io conosco la lore di Winnie the Pooh anche in inglese, e quindi ho captato qualche battuta in più che forse in italiano si perderebbe. Le noddole, sono le Woozles. Perché la donnola è Weasel. Tenete a mente, donnola Weasel, noddola Woozle. Questo nella lore di Winnie the Pooh è sempre stato così, così come Efilante è Efalamp. Il cattivo di Christopher Robin, che è il capo dell'azienda, è tipo, non mi ricordo di preciso com'era, ma era comunque un qualcosa che sembrava Weasel, che sembrava comunque donnola, e quindi tornava che Christopher Robin dicesse a loro che il cattivo era una noddola, per appunto una woozle, e infatti poi il dibattito alla fine, quando lui si incazza e chiama il capo noddola, in italiano si fa strano, però comunque si ricollega a tutta la lore, però in inglese torna proprio per pronuncia, perché il capo fa tipo weasel di cognome, e lui lo insulta dicendogli you're a woozle, e quindi non l'ho vista la scena, ma mi è bastato pensarlo, mi è bastato pensarlo perché tanto ormai la lore di Winnie the Pooh la conosco a memoria e avevo capito che il cognome del cattivo giocava sul fatto che assomigliasse a Woozle. E quindi nulla, quella secondo me in inglese a livello di senso si sarebbe potuta captare molto meglio. In italiano purtroppo non si poteva tenere tutto, in italiano purtroppo non potevano tenerla tutta quanta, però mi è piaciuto, mi è piaciuto. Sinceramente, una volta che superi lo spavento iniziale del vedere i peluche in CGI, diventa anche un buon film di Winnie the Pooh, diventa anche un buon film che lo guardi anche senza problemi e la storia è carina. La storia è molto carina. E niente, credo di aver a tutti gli effetti concluso con la maratona di Winnie the Pooh. Credo di aver visto tutto quello di Winnie the Pooh che avevo da vedere. Come ho già detto, non credo vedrò mai la serie animata in CGI. Io la considero finita qua. Nulla, ora che ho finito la serie di Winnie the Pooh, dovrei vedere altri due film completamente separati e poi, se ce la faccio, finalmente inizio un'altra maratona.
che dovrebbe durare comunque poco, però essermi tolto Winnie the Pooh di mezzo è tanta roba. Quindi posso dire che ora sono un grande esperto della lore di Winnie the Pooh. E ora che ho finito completamente di Winnie the Pooh, direi che posso dirlo chiaro e tondo. Allora, il mio film preferito di Winnie the Pooh in assoluto. Allora, per i feels, per le emozioni e i ricordi, credo che mi porterò sempre nel cuore il film di Tigro, anche perché credo fosse l'unico film di Winnie the Pooh che avevo, però è proprio bello e fatto bene. Mentre un altro film di Winnie the Pooh che secondo me è il migliore a livello di storia, di morale e tutto quanto, secondo me è quello delle Felante. È quello dove Ro incontra Effie e lo fa entrare parte della famiglia e tutto quanto. È un bel film, anche quello è molto bello, un bambino glielo farei vedere assolutamente, magari impara anche qualcosa. Un film di Winnie the Pooh che è delirio, risate e basta, proprio che è un macello dall'inizio alla fine, nel senso che ti spisci dalle risate. Quello del 2011-12, quello che dura solamente un'ora. Quello che dura solamente un'ora ed è classico Disney. E poi, allora, il film di Ro e la magia della primavera, che in realtà è clickbait, è palesemente un film su tappo. Per quanto la trama sia banale, prevedibile, tutto quanto, io lo consiglio proprio. Uno, perché ogni fotogramma di quel film è un meme. Ogni fotogramma di quel film è un meme. E numero due, cioè proprio il film da guardare. Ora, io l'ho guardato da me, ma io ho una fantasia enorme. Ma il film di Roa, La magia della primavera, è quel film che guardi con amici per prendere per il culo ogni singola cosa che vedi a schermo. Però, quando scopri che è schermo e non schermo, cioè, porca puttana, io non ho certezze nella vita. E nulla. Il film Alla ricerca di Christopher Robin, boh, è piaciuto a tantissimi, a un sacco di gente è piaciuto. A me, boh, a me mi ha fatto dire, si doveva davvero fare. L'impressione fatta a me è stata, va bene, potevamo anche non farlo, va bene. E insomma, lo so che ovviamente ucciderò tutti. Tutti direte, no, è l'unico film di Winnie the Pooh che esiste. Sentite ragazzi, io mi porto nel cuore il film di Tigro e per me il primo film delle Felante è quello con la storia più bella, secondo me. Quindi, nulla. Penso davvero di aver concluso tutto con Winnie the Pooh. Non penso di avere altro da dire e credo che stanotte dormirò con i miei peluche di Kanga e di Ro. Quindi, beh che dire. Insomma, anche il live action merita di essere visto? Sì, ha dei buoni spunti di riflessione. Diciamo che allora, se lo guardi da bambino impari delle cose. Se lo guardi da grande rifletti su molti aspetti. Fa ridere, ma fa anche riflettere, come direbbe Forà. No, allora, consiglierei di vedere anche il live action, ma quando si è già abbastanza grandicelli e si ha una bella visione del mondo, perché comunque sì, ti diverte, ma comunque molti spunti di riflessione te li dà. E insomma. Non so come sentirmi al pensiero che ho visto tutto di Winnie the Pooh, cioè. È come quando ti segui una serie da tantissimo tempo e poi alla fine ti mettono l'episodio finale e non continua più. Cioè, non lo so, non lo so. Mi è piaciuto. Quindi credo che il film delle Felante e Ti come Tigro saranno quei film che mi rivedrò tipo una volta ogni 5 anni per fattore nostalgico, perché già una volta all'anno diventerebbe normale. Cioè, no, il film di Tigro assolutamente deve essere quel film che mi riguardo solo quando veramente ho voglia di rivederlo, perché se lo riguardassi sempre perderebbe il suo valore. Cioè ragazzi, io mi ricordo quando feci la recensione di Ti come Tigro tipo 1 o 2 anni fa,
credo quasi 2 anni fa, quando vi recensiti come Tigro. E davvero è quel film che quando l'ho rivisto è come se tutto il mondo attorno a me si fosse fermato e letteralmente il film mi stesse dicendo dallo schermo: va tutto bene, non preoccuparti, non succede nulla. Cioè proprio. Avete presente la sensazione dell'essere da soli davanti al televisore a vedere il film della vostra infanzia e ci manca proprio la sensazione è il personaggio, cioè la sensazione è proprio Tigro che ti guarda dall'altro lato dello schermo negli occhi e ti dice va tutto bene. E non lo so, cioè ragazzi, questa è proprio la sensazione che mi ha dato il film di Tigro. Io non penso aver mai provato una sensazione simile con un film. Cioè, è questa la definizione di nostalgia. È questa la definizione di nostalgia, riguardare il film della tua infanzia e vedere il personaggio che ti trasmette la sensazione del va tutto bene. Oh boy, io lo so che Winnie the Pooh avrebbe proprio lo scopo come serie di farti stare bene dentro, ma proprio il film di Tigro quando l'ho rivisto mi sono risentito bambino di 6 anni dentro, cioè quando ho rivisto quel film sono tornato indietro di 18 anni. E nulla, cioè. Io penso davvero che si possa concludere qua. Io penso davvero che possiamo finirla qui e and I guess we can end it here and call it a day. Devo vedere se esiste un corrispettivo di Call It a Day in italiano, perché sono bruttissimo dire possiamo definirla una giornata. Credo che la cosa più vicina sia possiamo dire di aver concluso. Però boh, dovrò cercare se esiste un corrispettivo, ma vabbè. Ragazzi, ho parlato per 46 minuti e non ho bevuto acqua, questo è un problema. Dobbiamo bere e restare idratati, quindi ora poserò il mio telefono. Pensavo sopra Napster, Luke, ma forse c'è spazio nel cassetto sopra il mio letto. Aspetta. Ok, ora il telefono è molto meno in bilico. Acqua. Finalmente. Finalmente. E nulla. Sono le 2:26 di notte e devo ancora rifarmi il e devo ancora preparare il letto per andare a dormire e scrivere il riassunto della giornata. Oh boy, oh boy, oh boy. Beh, ragazzi, abbiamo finito completamente con Winnie the Pooh. Adesso devo vedere altri due film di cui probabilmente mi arriveranno le recensioni e poi forse la volta buona che inizio un'altra maratona. Quindi, stay tuned everyone. Un bacione della buonanotte, vi voglio bene.